un'indagine che è durata 4-5 anni, quindi un'indagine mostruosa e enorme che ha coinvolto in modo particolare il Piemonte. Perché adesso possiamo fare una piccolissima digressione, la 'Ndrangheta è sì una struttura verticistica, ma è soprattutto una struttura territoriale. Dove sta, cerca di governare. Questo a proposito, nella dimensione territoriale della 'Ndrangheta, qual è il terreno che a livello di società ha trovato la 'Ndrangheta quando si è penetrata? Leggendo le carte si intravede un clima di omertà e vedendo anche le reazioni che c'erano state nelle aule, diciamo, di tribunale, in certi processi, test che ritrattano le dichiarazioni fatte in precedenza. Ecco, qual è la reazione che la società piemontese, evidentemente non è stata così impermeabile? Nessuna società può dirsi davvero impermeabile alle infiltrazioni 'ndranghetiste, perché la 'Ndrangheta, come è stato scritto anche sui giornali, è una mafia liquida, si infiltra molto facilmente e cerca contatti, e trovando anche molto spesso sponda, imprenditoriali e anche politici. Quello che si può dire è che qui in Piemonte abbiamo trovato comunque un tessuto ancora sano. La 'Ndrangheta in Piemonte è un fenomeno diffuso, ma non ancora così radicato da non poter più essere estirpato. Quindi ci sono delle note positive. Le note negative qual è? Che comunque la 'Ndrangheta ce l'ha fatta anche in Piemonte. Quindi vuol dire che anche nella società piemontese ci sono state possibilità di infiltrazione. Ma noi dobbiamo pensare che la 'Ndrangheta in Piemonte, la 'Ndrangheta è stata sempre molto forte. Noi pensiamo all'omicidio Caccia, è stato ucciso dai 'Ndranghetisti ed è l'unico magistrato ucciso dalla 'Ndrangheta fuori dai confini della Calabria, e soprattutto forse anche uno dei pochissimi magistrati uccisi dalla 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta non uccide i magistrati. Caccia è stata un'eccezione sia per il tipo di lavoro che faceva sia per il luogo in cui è stato ucciso. E poi il comune di Bardonecchia, il primo comune del nord a essere stato sciolto per infiltrazioni 'ndranghetiste. Quindi in Piemonte la 'Ndrangheta ha una storia, possiamo dire, tragicamente decennale. Si è discusso dell'opportunità, diciamo, della citazione di alcuni nomi che, seppur non indagati, compaiono nelle carte processuali. Quanto la divulgazione di questi nomi, e se è importante per avvalorare le tesi del GIP relative all'associazione dell'incuria stampo mafioso? La domanda è molto difficile e cercherò di rispondere in modo, non credo di essere sintetico. È la divulgazione dei nomi di personaggi non indagati che escono sulle intercettazioni telefoniche è un problema molto difficile che deve essere guardato e giudicato dal singolo giornalista, secondo me. In linea di massima si può dire che l'informazione deve essere la più corretta possibile e la più lineare possibile. È sempre molto difficile perché noi andiamo a parlare a un pubblico che può avere già dei preconcetti suoi e leggere con i suoi preconcetti la notizia. Mi spiego, anche se io dico che il politico X non è indagato e mette il nome di quel politico X e quel politico X poi fa una dichiarazione dicendo che lui non è indagato e non c'entra nulla, la popolazione comunque lo vede in maniera diffidente. Se io metto un nome sul giornale, lo abbino alla 'Ndrangheta, comunque io cerchi di dare la notizia in modo giusto, lineare e corretto, rischio comunque di fare in modo che questo politico appaia in modo diverso da quello che non è. Perché, come facevo l'esempio prima, se lei mette il nome del politico X e dice il politico non è indagato, però è uscito il suo nome nell'indagine, basta questo per etichettare il politico X come un 'ndranghetista. Questo è più un problema anche delle persone che recepiscono questa informazione. E per questo io sarei molto, molto, molto cauto. Ma non perché l'informazione sia sbagliata, perché l'informazione è giusta. È il modo in cui viene recepita che, secondo me, da adito, e questo deve capire il giornalista, cioè come la mia notizia può essere percepita. Io la voglio dare perché è giusto che venga data e voglio che sia data in un certo modo, quindi voglio che i miei lettori capiscano che costui non è indagato, ma che comunque qualcosa può aver fatto, e quindi cerco di mettere in un altro modo. Oppure posso dire costui è uscito solamente una volta nelle intercettazioni e poi è sparito. Può anche essere giusto mettere così, perché vuol dire che magari uno che è stato cercato di essere avvicinato e lui ha rifiutato questo tentativo di avvicinamento, e quindi il suo nome può dire bene, lui è stato contattato una volta e poi non l'ha più contattato. Quindi trarre anche delle conseguenze. Si è detto che l'operazione Minotauro non è un punto di arrivo, ma è un punto di inizio. Allora, il lavoro della procura io personalmente non lo conosco interamente, perché lo segue la procura con a capo il dottor Caselli e tutto. Io vedo quello che la procura chiede a noi GIP, cioè le intercettazioni telefoniche, le misure cautelari e le varie autorizzazioni. Quello che so per certo è che ci sono ancora indagini, molte, molte indagini in corso. L'operazione Minotauro è sia un punto di partenza, ma anche un buon punto di arrivo. Non bisogna sminuire le operazioni in quanto sei, perché è anche un buon punto di arrivo. Cioè
è il frutto di 4 anni di indagine e quindi è l'arrivo di questi 4 anni di indagine.